Le prime notizie di venerdì 17 novembre. Il sindaco di Mesagne, Tony Mattarelli, è il primo cittadino più amato d'Italia. Lo rileva un sondaggio effettuato a ottobre dalla società di ricerca Iodata di Milano. Mattarelli ha un gradimento record del 95% tra i suoi concittadini. Solo un paio di volte negli ultimi 30 anni, ha commentato la direttrice scientifica di Iodata, Sandra Bruno, mi era capitato di rilevare livelli di gradimento e fiducia così incredibili. Bancarotta fraudolenta e sottrazione al pagamento di imposte sono i reati contestati a due amministratori e due società del gruppo Ciccolella di Molfetta, azienda leader della floricoltura pugliese. Su disposizione del GIP di Trani, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di beni per 14,5 milioni di euro nelle province di Bari, Foggia, Treviso e Padova. Il gruppo imprenditoriale fa capo al re dei fiori del Barese, Corrado Ciccolella. Utilizzavano il figlio di 9 anni di lei per consegnare dosi di droga o per incassare debiti maturati da acquirenti costretti a saldarli perché minacciati. Un uomo di 50 anni e la sua compagna di 35 sono stati arrestati ad Andria dai carabinieri. Sono accusati di spaccio ed estorsione con l'aggravante di aver sfruttato un bambino minore di 14 anni. Si è introdotto di notte in casa della nonna con addosso un lenzuolo per cercare denaro e quando la vecchietta si è svegliata terrorizzata l'ha aggredita colpendola con una stampella. Un ragazzo di 21 anni, tossicodipendente in evidente stato di alterazione da uso di droga, è stato arrestato a grottaglie dalla polizia. L'anziana lo aveva riconosciuto dalla voce. Almeno 9 colpi di pistola sono stati esplosi ieri mattina contro un bar del quartiere Santo Spirito a Palo del Colle. Non ci sono stati feriti, ma l'attentato ha provocato sgomento nella comunità del centro a pochi chilometri da Bari. Durissima condanna da parte del sindaco Tommaso Amendolara. È uscito di strada con la sua moto, ha sbattuto contro un palo e il casco gli si è spaccato in due. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Venere di Bari. L'incidente è avvenuto ieri mattina in corso Alcide De Gasperi tra il circolo tennis e Carbonara. I finanzieri del nucleo sommozzatori di Taranto, durante una ricognizione subacquea, hanno individuato in mare al largo dell'isola di San Pietro 9 ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale. Le bombe adagiate sul fondale a una profondità di circa 15 metri contenevano complessivamente mezza tonnellata di esplosivo. L'area è stata messa in sicurezza. Motori per aerei Boeing 777 sono stati ordinati ad Avio Aero dagli Emirati Arabi. Serviranno per i velivoli di Emirates e saranno prodotti anche nello stabilimento di Brindisi. 15 anni dopo il pasticciotto Obama, il maestro pasticcere di Campi Salentina Angelo Bisconti annuncia la sua ultima invenzione, il pasticciotto del senatore. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì prossimo nella sala Caduti di Nassiria del Senato. Il pasticciotto realizzato con un mix di farine, tra cui la senatore Cappelli, e presenta un sottile strato di cotognata leccese. Meteo, la protezione civile regionale, ha emesso un'allerta per vento forte da questa mattina e per le prossime 24-36 ore su Puglia e Basilicata. Sono attesi anche rinforzi fino a forte burrasca sulle coste con forti mareggiate. Da sabato, poi, prepariamoci, temperature in picchiata. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.